Ringrazio anche il consigliere Foti a questo punto per aver acceso i riflettori su un argomento che sicuramente è di interesse di tutti, immagino, forse non era questione di disinteresse o non avere il coraggio di affrontarlo, è proprio perché è un tema delicato, un tema che tocca sensibilità varie, un tema che ha una sua storicità e che va sicuramente adeguato nel tempo, tant'è che anche in Parlamento ad oggi ci sono diversi progetti di legge in discussione e per i quali il Movimento 5 Stelle sta cercando la massima condivisione possibile, perché capiamo benissimo che viviamo in una situazione dove la percezione di sicurezza sicuramente è diminuita negli anni, dove molto probabilmente alcuni fenomeni che ha elencato anche il consigliere Foti sicuramente sono aumentati, le dinamiche sociali stesse sono cambiate, purtroppo anche l'aumento delle situazioni di disagio, di povertà, di degrado hanno contribuito a una minor percezione di sicurezza. È ovvio che alla luce di questo si crea una situazione per cui non si vuole continuare ad essere uno Stato dove se ci si trova un ladro in casa e lo si chiude dentro si rischia di finire in galera per sequestro di persona. Allo stesso tempo, da parte nostra, non vogliamo diventare giustizialisti come succede negli Stati Uniti, per cui poco tempo fa è uscita la notizia di una madre che aveva pubblicato il video su YouTube della figlia, o su Facebook, insomma su un social, vantandosi che la figlia a 3 anni sapesse già usare la pistola, peccato che poi la stessa figlia, giocando con la stessa pistola, sparò alla madre alla schiena, che ad oggi è invalida permanente. Sicuramente non vogliamo arrivare a questo. Come dicevo, l'argomento tocca sensibilità varie, tocca soprattutto quello che deve essere il rapporto tra lo Stato e i cittadini, cioè quel contratto sociale che deve continuare ad esserci, cioè uno Stato che garantisce la sicurezza e un cittadino che deve sapere fino a che punto si può spingere e quali sono i suoi diritti per chiaramente tutelarsi in caso di pericolo. E quando parlo dei compiti dello Stato lo dico a ragion veduta, perché secondo noi ad oggi il reale problema è che si parla di quanto si possano armare i cittadini, ma invece il vero problema è che noi dobbiamo armare lo Stato, e per armare intendo armarlo di maggior personale. Abbiamo una situazione grave a livello nazionale di sottorganico delle forze dell'ordine. Lo dobbiamo armare di risorse, lo dobbiamo armare di mezzi, non dobbiamo più consentire che i sindacati di polizia ci vengano a riferire che si devono comprare da soli le divise o che non hanno la benzina per poter circolare per le nostre città, perché poi sulla carta possiamo mettere tutte le buone intenzioni del mondo, ma se non diamo risorse ai nostri uomini che ogni giorno stanno sulle strade a garantire la nostra incolumità, poi andiamo ben poco lontano. Ed è un po' questo lo spirito della nostra risoluzione, che non vuole citare un progetto di legge in particolare, cita tutti quelli che sono in discussione, che vuole porre l'attenzione proprio sul fatto che se da un lato c'è sicuramente un aggiornamento per quanto riguarda, ci deve essere un aggiornamento per quanto riguarda appunto le possibilità date al cittadino, la chiarezza che deve avere il cittadino riguardo la propria autotutela, però è fondamentale che innanzitutto si vada a garantire da parte dello Stato quei parametri che possano far sentire al sicuro il cittadino. Oltretutto sono parole che, qui si parlava prima di la sicurezza di destra o di sinistra, il Movimento 5 Stelle si è sempre detto oltre, in linea generale. Vorremmo esserlo veramente in questa circostanza, perché è stato anche il Ministro Minniti a dire che la sicurezza non è una questione di statistiche, ma è una questione di percezione. Quindi non lo diciamo nemmeno noi, l'ha detto il Ministro attualmente in carica, quindi riteniamo che però per aumentare la percezione di sicurezza si debbano mettere poi concretamente in atto tutte quelle misure che garantiscano al cittadino di non doversi autotutelare. Ovviamente poi il nostro auspicio appunto è che si mettano in pratica le buone parole, che non si verifichi, come purtroppo ci è arrivata notizia oggi, nonostante l'approvazione
in questa seduta, questa mattina, della nostra risoluzione a favore delle famiglie delle vittime, del killer di Budrio e Portomaggiore, dove chiediamo appunto aiuto anche attraverso il fondo delle vittime di reati. Poi oggi un nostro emendamento in Parlamento, in Commissione, è stato bocciato, che chiedeva proprio l'allargamento per l'accesso, l'aumento di accesso a questo fondo, che oggi si limita ai servizi sanitari per persone che hanno redditi molto bassi. Noi chiedevamo l'ampliamento e purtroppo ci è stato bocciato, quindi qui si fa una cosa, a Roma se ne fa un'altra. E così come ci auguriamo che se da un lato, come dicevo prima, il ministro Minniti ha anche detto delle parole condivisibili, poi invece il suo collega alla difesa promuove 13.000 ufficiali e alla truppa resteranno le briciole, titoli di giornale di oggi. Quindi cerchiamo invece di dare risorse a chi è sui territori e deve tutelare per primo. Poi eventualmente penseremo anche all'autodifesa dei cittadini, ma che deve essere assolutamente l'ultimo scoglio.